Please welcome Luca Bussoletti and Tjaša Vulič. Good evening. Buonasera. Are you still awake? Are you still alive? Yay! Okay, fantastic. Okay, so we are all dancers, we are all competitors, so you are all practicing, and we know that we have loads of different practice methods, from technical practice to performance practice. But today we would like to talk to you about two alternative methods of practice where science can actually help us to improve faster. Okay, allora, come competitori sapete che avete diverse metodologie di allenamento. Oggi ne affronteremo due particolari, ok, molto simili, molto correlate da loro, tra loro, ma abbastanza differenti nella complessità. Il primo un pochino più facile, il secondo un pochino più difficile. And they are called mirroring and the development of ambidexterity. Quindi il primo, se lo dobbiamo tradurre in italiano, che è molto difficile, lo possiamo tradurre come riflesso, e il secondo l'ambidestria, quindi la capacità di essere ambidestro. So let's see the mirroring first, okay? So inside our bodies we have something which is called mirroring neurons. These neurons present, and this has been scientifically proven, they present the same activity when we look at somebody executing a movement than when we ourselves actually executing it. Quindi che cos'è la metodologia di riflesso? Praticamente è un metodo che è stato scientificamente provato e che permette praticamente al ballerino, al danzatore, ma allo sportivo in generale, di riuscire a sviluppare delle capacità semplicemente guardando qualcuno che esegue determinati gesti. So this means if I am looking at someone waving at me, my mirror neurons present the same activity as if I would actually be waving myself. And this is obviously something that we can use in dance sport, in our practice, because by observing somebody much better than us executing certain technical and coordinative gestures, our bodies learn whether we like it or not. Quindi osservando qualcuno che come noi, più alto livello ovviamente, pratica lo stesso sport, ok? Semplicemente guardando questi determinati gesti non riusciamo a coglierne dettagli molto più precisi. Obviously, mirroring is not the same as copying. So we're not talking about copying the world champion who executes this type of cosmetic gestures or this type of cosmetic gestures. We are talking about studying how superb dancers execute basic coordination. So a drive action, a forward walk, a backward walk, figure eight in Latin, and so on. And we have a perfect tool in video analysis. So if we imagine, just imagine, yeah, because he's not, but if we imagine that Luca would be a world champion and I would be his student and I would have the video analysis of him dancing, for example, a closed change in waltz, which is this very simple movement, which contains loads of several different technical aspects, I would actually learn by studying this video analysis very carefully. Quindi questa metodologia del riflesso non vuol dire copiare un gesto, è molto di più che copiare un gesto. Noi dobbiamo attraverso l'esperienza di colui che guardiamo cercare di cogliere i dettagli più precisi, tecnici di quel determinato movimento, che può essere una drive action, un forward lock, la postura e via di seguito. E come sapete tutti, negli ultimi anni il servizio della videoanalisi ci permette di fare questo in maniera molto molto peculiare. But there is a huge and very important thing. Mirroring can be used as a support practice method only if existing motor maps are already present in our bodies. What does this mean? This means if I am a dance sport athlete and I'm watching a video analysis of a football player kicking a ball, I'm not going to improve because I have no idea how to kick a ball in the first place. But if I am a well enough
trained dancer and I'm watching someone execute an action which I have danced before, so I know how to do it, then the improvement is going to be possible. So no motor maps, Mitch, means no improvement. Quindi una delle caratteristiche di questa metodologia è che coloro che usano questo tipo di miglioramento devono avere comunque delle mappe motorie già dentro il proprio sistema, perché se io guardo una determinata disciplina della quale non conosco assolutamente niente, sicuramente non ne posso cogliere i gesti tecnici. Per cui io guardo un campione del mondo, sono un classe, non so, A2, ovviamente ho già delle mappe motorie all'interno del mio sistema muscolare e guardando quello che un campione del mondo fa posso già cogliere dei dettagli molto più precisi. So what does this mean? That you don't have to actually go to the dance hall and practice? Of course not. This means just that if your teacher wants you to improve a figure eight in your cucaracha, apart from spending hours practicing it, you could also ask whoever can give you the video analysis of, let's say, Gabriele and Anna, who are in this moment our perfect model of the best dancers in the world, and you can also, on top of your practice, observe what they are doing, and immediately your body, your mirroring neurons, are going to learn and they are going to help you improve faster. Quindi, usare questa metodologia non vuol dire non andare nello studio ad allenarsi, ok? Bensì, significa cogliere da una video analisi di un grande campione i dettagli, diciamo, molto precisi, cercare di riprodurli e poi, ovviamente, con tanta energia, praticarli per tanto tempo. Ok, the second, the ambidexterity. What is ambidexterity and why we should develop it? Usually, and this is the same for all of us, we have a dominant and non-dominant side of the body. So for me, I am right-handed. If I write with my right hand, normally it's readable. If I write with my left hand, it's a disaster. And most of our gestures, most of our movements work the same way. We have one half of the body which is very coordinated, very strong, and the other half usually not so much. Adesso passiamo al secondo metodo, che è l'ambidestria. Che cosa significa ambidestria? Significa che ognuno di noi ha un lato del corpo molto più forte dell'altro, ok? E per uno sportivo avere entrambi i lati, diciamo, coordinativamente corretti, ovviamente questo è un più molto molto importante. Quindi lo studio, diciamo, della parte non dominante del corpo ci fa capire meglio come lavorare nel momento in cui balliamo con la parte dominante del nostro corpo. So, the ambidexterity means that I actually am able to use both sides of my body equally strong and equally well coordinated. And if we develop better our non-dominant side of the body, the whole system of our movement, the whole coordinating system is going to actually become better and we are going to become stronger dancers. Also, executing movements which we are usually used to execute only with one part or turning in a certain direction, in complete opposition, forces our brain to create something which is called a new neural pathway. And this way, both our physique and our mind work better. Quindi l'esecuzione di figure o gesti fatti dalla parte opposta del nostro corpo ci permette di creare nuovi percorsi neurali, e questo ci permette quindi che cosa? Di capire meglio come il nostro corpo funziona, e trasmesse queste indicazioni sulla parte dominante dovremmo riuscire a creare un gesto più efficiente. This has been scientifically proven in other sports like tennis and golf and even American football, where of course this doesn't mean that a tennis player who usually plays with his right hand is going to all of a sudden start playing with his left hand. But they have to practice it equally, because if their left side of the body becomes stronger, actually their right hand is going to become stronger as well. So they're going to hit the ball much stronger in much more coordinated way. And of course, also for dancing, this could be true.
E ovviamente questa metodologia in altri sport è molto usata, perché un tennista che generalmente gioca a tennis con il braccio destro, con la mano destra, tende ad allenarsi anche con il lato sinistro. Ok, ovviamente non proverà mai di giocare un match importante con il lato sinistro, però sicuramente riuscirà meglio a capire quali sono le debolezze che il proprio lato destro ha. So now that we don't just talk and make you fall asleep, we're going to show you some examples of how we could develop ambidexterity in dance sport. These are just exercises. This doesn't mean that you should dance figures in a wrong direction, or that you should compete dancing in opposite directions on the dance floor, but you should try and practice it so that you actually put your body into balance and become a better, stronger dancer. Adesso vi faremo vedere alcuni esempi appunto di eseguire, diciamo, delle figure in maniera opposta, ok? Ciò non significa che dovete usare questo tipo di metodologia sulla gara, ok? È semplicemente un metodo, un esercizio che dovete fare. E vi invitiamo a provarlo poi quando sarete nel vostro allenamento privato. Let's take first example in Latin, okay? And we're going to take a figure which is called an open hip twist, and we're going to dance into an alemana. And as we all know, this is usually danced in left to right hand hold, and we're going to go into a fan position, which is always danced on men's left side. Alemana is turning under the man's left hand, and we are finishing in the close opposing position. So this is quite easy for all of us, but what happens if we switch? What happens if we have to dance with right to left hand hold? Quindi, come avete visto, abbiamo fatto un gruppo di figure di latini, ok, close hip twist, eccetera, eccetera, con l'alemana, e l'abbiamo eseguite nella normale posizione. Adesso proviamo di fare uno switch, ok, della hold e ovviamente dei passi, per cui il movimento diventerà sicuramente un pochino più complicato, ma dobbiamo provare comunque di eseguirlo in una maniera tale che le nostre parti lavorino sempre nella maniera in cui lavoriamo anche con la parte dominante. So obviously you are all going to continue dancing this figure in the usual direction, but I can tell you that dancing in an opposite feels horrible, and not because he is a bad dancer or I am, because we're just not used to using the other side of the body in the same way. But imagine how strong and well coordinated we could be if it would make it feel the same to both sides. Quindi ballare in questa maniera sicuramente ci fa capire tante debolezze che abbiamo, quindi l'uso anche delle gambe in questa maniera ci descrive esattamente ciò che ci viene a mancare, quindi allenando probabilmente ci aiuta poi a migliorare anche il gesto, chiamatolo normale. Example in standard, first not even going into a figure, but let's see the basic hold and posture. We know that we always take the same position, the lady is always developing her frame towards the left side, she has a translation to the left, we always keep the frame the same in every dance, so the man's right arm is usually much stronger than his left, because I'm heavy, yeah. Obviously, yeah. Okay, but this creates a big squilibrium in the body of the girl, especially because we have certain muscular groups which are very strong, and the others who are really not. Quindi anche nella close hold delle danze standard, ovviamente la classica close hold, sentiamo i muscoli in una maniera oramai molto, molto precisa, come le braccia sono in posizione, come il collo, come il torace, eccetera. Se adesso proviamo di scambiare la posizione, sicuramente sentiremo delle difficoltà molto grandi. And if you try to change it, this is quite difficult, okay? So of course the frame is not going to look the same because we haven't practiced it enough. But surely we have to try and stay quite similar, because in this way we will develop the opposite sides of the body in the same way. Try. Sei pesante anche di qua, non solo di là. I'm heavy also on the other side, so nothing changes really. Okay? And lastly, un minuto, lo so, adesso finiamo. And lastly, we just show you an example of what happens when we try to dance standard in the wrong direction, in the opposite direction, executing the same figures we dance usually
not even thinking about them anymore, but trying to execute them to the opposite. Ok, adesso vi facciamo vedere un piccolissimo pezzo di coreografia. Prima ha ballato in maniera normale, ok? Quindi il classico giro naturale, ok? Running spin turn, side lock, bounce fall away, tumble turn, and throw over sway. Ok, all of you knows. So this is the part we're going to try to reverse. This is quite difficult again, so don't laugh too hard if we fail miserably. Se proviamo di cambiare side, ok, molto difficile, però sentirete delle cose molto particolari nel corpo e potete usare questa metodologia anche per studiare delle figurazioni diverse. And again, we're not going to use this combination dancing like this on competition, but we feel how difficult it is. And of course, it's going to develop something new, some new coordination inside our body. So, of course, thank you very much. So, of course, if we would have been really trained, we should have executed also in the opposite frame. But it's just too difficult for us in the moment. Quindi, ovviamente, se ballassimo questo pezzo di coreografia dall'altro lato della pista con l'altro lato della, diciamo, dell'esecuzione delle figure, dovremmo ballarlo con la posizione opposta. Ma è veramente tanto difficile, ok? Per cui, e non ne abbiamo realmente bisogno dal punto di vista competitivo. Però quello di cui abbiamo bisogno è riuscire ad attivare le parti non dominanti ogni qualvolta ci servono. So just to conclude, these methods of training should not stop you from training your technical details, your performance practice, but if you could incorporate them into your training plan, the first one, the mirroring, is going to shorten the time it takes for you to improve. And the second one is going to make you more coordinated, stronger, and therefore unbeatable. Quindi non sostituite il vostro normale metodo con questo metodo, ma provate ad integrarlo in modo tale che poi riusciate ad avere una performance più efficace ed efficiente. So thank you Grazie. Very much. Grazie, ci vediamo il prossimo anno. Thank you, Luca Bussoletti e Tjaša Vulič.